L'immagine che mi viene in mente quasi ogni giorno del mio abbandonare il mio corpo è quella di un monaco zen che si siede nel silenzio della sua cella, prende un bel pennello, lo intinge nel mortaio dove ha sparso la china e poi si raccoglie davanti al pezzo di carta di riso e con grande concentrazione fa un cerchio che si chiude. Ma un cerchio non fatto con il compasso, un cerchio fatto con l'ultimo gesto della mano su questa terra. La vita si conclude. È questo il cerchio che ora io cerco di chiudere. Mio carissimo figlio, sai quanto mi è ormai difficile, con le pochissime forze che ho, scrivere anche due righe così, per cui niente lettera, ma un telegramma. Sono terribilmente affaticato, ma serenissimo. Spero di vederti presto, ma solo a condizione che tu abbia finito il tuo lavoro. Una volta qui, tutto ci travolgerà. Caro Folco, e se io e te ci sedessimo ogni giorno sotto la pergola per un'ora e io parlassi a ruota libera di tutto quello che mi sta a cuore, dalla storia della mia famiglia a quella del grande viaggio della vita. Un dialogo tra padre e figlio. Così diversi e così uguali. Un libro testamento che toccherà a te mettere assieme. Fai presto, perché non credo di avere molto tempo. Sono Fabio. Buongiorno. 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 Come sta? Bene. T'abbraccio. Soriano. Il babbo. È tornato. Mamma. Folco, Folco, sei già qui? Perché non hai telefonato? Ti sarei venuto a prendere. Io a dire la verità ho provato a telefonare, ma non rispondeva nessuno. Sì, certo, è vero. È bello rivederti. E babbo, come sta? Oh, non troppo bene, spesso è molto debole. I medici cosa dicono? Non vuole più vederli. Ti pareva? Folco, ti prego, non ricominciare con le vecchie storie. Andiamo. Stai tranquilla. Dov'è? Di sopra. Babbo. Babbo. Oh! E te da dove diavolo vieni? E se mi vuoi chiedere come stai, ti dico benissimo. La mia testa è libera. Mi sento magnificamente. Sì, lo so.
C'è solo questo corpo che fa acqua da tutte le parti, marcisce. E l'unica cosa da fare è staccarsene e abbandonarlo al suo destino. Fulco, niente pianti. L'ho già detto alla mamma. Niente pianti. Vi faccio vedere una cosa. Ecco come diventa un uomo, eh? L'ultima cosa mi piace ancora farla, parlare con te. Tu sei stato parte e spettatore della mia vita per 35 anni. Ma so benissimo che tu non conosci tutto della mia vita. Come in fondo anch'io non conoscevo tutto della vita di mio padre. E ora mi rammarico di non aver passato alla fine del tempo con lui per poter parlare insieme della sua vita. Certo, è cambiato molto negli ultimi tempi, eh? Va fuori, ti sta aspettando. Mm-hmm. Si sente bene? Sì. Come vogliamo fare? Tu mi fai le domande e io rispondo. Dai, comincia. Va bene. Allora, è vero che hai accettato questo fatto di morire? Vedi, questa di morire è una cosa che vorrei evitare. Mi piace molto di più l'espressione indiana lasciare il corpo. La trovo giusta. Il mio sogno è di scomparire come se non esistesse questo momento del distacco. Sai, la morte non mi preoccupa perché mi ci sono preparato. Almeno ci ho pensato. Quindi, secondo te c'è un modo di prepararsi alla morte? Forse non alla tua età, ma alla mia sì. Nella mia vita io ho fatto tutto quello che volevo fare e ho vissuto con grande intensità, per cui non sento di avere alcun tipo di rimpianto. Quindi non ho ragione di recriminare, ah, come vorrei avere ancora del tempo per riuscire a fare questo, quello. Sono pronto ad andarmene. Non ho paura io. Perché quella che ora mi sta davanti è forse la più strana, interessante, nuova cosa che mi sia mai capitata. La morte è in verità l'unica cosa nuova che mi può ancora succedere. Ma di una cosa t'assicuro, Forco. Io mi avvicino a questo appuntamento non come a un incontro con una signora vestita di nero con una falce che miete. Quella è sempre stata per me una specie di visione dell'orrore.
Io mi avvicino a questo appuntamento di quiete a cuor leggero, come non ho mai avuto prima. Quella del nascere e morire è l'esperienza più comune agli uomini. Nascere, morire, nascere, morire. Perché il morire ci deve fare così tanta paura? Ma come? È la cosa che hanno fatto tutti prima di noi. Miliardi di miliardi di esseri. Pensandoci bene, la terra sulla quale viviamo è un grande cimitero, un immenso grande cimitero pieno di tutto quello che è stato. E questo immenso cimitero della terra è fantastico, perché sopra ci crescono i fiori, le formiche ci corrono e gli elefanti ci camminano, e questa è la natura. Ma intanto tu sei venuto a tenermi per mano, e questo ci dà l'occasione di parlare del viaggio di quel ragazzino nato alla periferia di Firenze, in un quartiere popolare, che si ritrova a prendere parte alle grandi storie del suo tempo: la guerra in Vietnam, la Cina, la caduta dell'impero sovietico, che infine si ritira sull'Himalaya e che è qui ora, in una sua piccola austera Himalaya, ad aspettare quest'ora, secondo me, piacevole. Sono convinto di questo, sai. Allora, questa è la fine, ma è anche l'inizio di una storia che è la mia vita e di cui mi piacerebbe ancora parlare con te, per vedere insieme se tutto sommato c'è un senso. Sembra di essere in Tibet. Il mio piccolo Tibet, nel cuore dell'Italia. Quello cos'è? Yama? Il grande nero, simbolo della morte. Lo vuoi un po' di tè? È tè cinese. Va bene. La Cina ti ha sempre affascinato tanto, eh? Quelli erano anni di grandi conflitti sociali, Folco. Anche chi come me non è mai stato marxista-leninista era influenzato da quella visione del mondo, capisci? Volevamo cambiare la società. Non si aveva in mente nient'altro. Non ti devi dimenticare che i miei genitori erano poveri. Una vita di ristrettezze, e tante volte davvero non avevamo i soldi per arrivare alla fine del mese. Firenze, per me era un posto lontano. Ci andavo una volta, ogni tanto, con mio padre e mia madre, la domenica. Questa storia l'hai già sentita. Andavate a mangiare il gelato? No! Invece no! Noi andavamo a guardare i ricchi che mangiavano il gelato. Era il nostro svago domenicale, come per altri andare allo zoo. Tutto vestito da domenica, per bene, scarpe pulite, si andava con mio padre e con mia madre in Piazza della Repubblica, da Paskowski, che aveva tavoli fuori come ancora oggi. E attorno a questi tavoli c'era una siepe di bossolo messa in delle grandi casse per proteggere i clienti. E a me i miei genitori permettevano di sbirciare attraverso la siepe di bossolo per vedere i signori che mangiavano il gelato, riesci a capire? Certo, una bella umiliazione. Come l'hai sopportata? È una storia di riscatto. Io sono nato povero. E questa povertà ho dovuto riscattarla. Socialmente è stata la molla della mia vita. Cerca di pensare, nel 1968 Parigi infuocava, c'era la rivoluzione per le strade. Dappertutto, ogni giorno, scontri tra polizia e studenti. Lo slogan era la fantasia al potere. Per un giovane
Come puoi immaginare, questa era una grande ispirazione. E poi Mao Zedong. E non potevo io, giovane, non essere affascinato da chi con un materiale sociale così vasto, un materiale di centinaia di milioni di persone, cercava di costruire una società che non fosse fondata sui criteri del profitto, del denaro e del materialismo dominante. La Cina stava facendo allora il più grande esperimento di ingegneria sociale del mondo. Per questo io volevo andare assolutamente in Cina. Io sono curioso, io sono giornalista, non è stato un caso se sono andato a studiare il cinese. Io volevo andare a vedere quel mondo con i miei occhi ed essere riuscito ad arrivare, a entrare in Cina finalmente. È stata la grande avventura per me. Si stava per chiamarti Mao. E per fortuna il funzionario del comune non l'ha permesso. Mao Terzani. Molto divertente. Dice cose che non ha mai detto. Forse non l'hai mai ascoltato veramente. Ma forse. Quanto lo vedi, Novi? Ma praticamente lo vedo quasi più raramente che il babbo. Giusto nelle vacanze, così, o poco più. Sai, anch'io sono sempre in giro. Sono più capace di niente ormai. Che sbucciare una patata, mi pesa. Questa è dura come il legno. È possibile mangiare delle patate normali, cotte fino in fondo? Tieni, prendi questa. È migliore. E sono normali patate dell'Orsigna, quelle di Mario. Solo che sono farinose fuori e più dure dentro. Sono cattive, da sempre. Sono sempre state cattive, no, no. Non riesco a mangiarle. Ma voi col mio corpo che volete fare? Bruciarlo in giardino? Sarebbe magnifico, ma non potrai, ti arrestano subito. Si fa un bel falò. Sì, certo, sulle montagne. Piantala, per favore. Poi tu potresti sempre metterti su un albero a sedere e gustarti lo spettacolo. Stare seduti è bello, ma senza culo non lo è. No, sul serio, cosa volete fare? Non so, tu cosa vuoi fare? Tocca a voi. Perché, scusa, il corpo è tuo, decidi tu. Ah, no. La cerimonia serve soltanto alla gestione del dolore. Oh, fatela finita, per favore. Quando ero in quel monastero tibetano in Francia, mi dissero che c'era stato un vecchio lama che aveva deciso di aspettare la morte seduto, nella posizione del loto, a occhi chiusi. E stava lì ad aspettare. E poi, quando è successo, non si è mosso, è rimasto lì immobile. E nessuno capiva se era morto o no. È rimasto 2 settimane così, senza cadere, fisso. Un monaco in Thailandia ha fatto una cosa analoga. Gli hanno solo messo gli occhiali da sole perché gli erano andati via gli occhi. E da allora c'è, seduto in una teca, un tipo con gli occhiali da sole sul naso. Incredibile. Incredibile. Dammi, Tiziano. Dai. Beh, così, ecco. Un bicchiere d'acqua? Questo dannato corpo fa quello che gli pare. Ok, la pausa pranzo è finita. Riprendiamo, vieni. Angela per me è stata tutto. Costituiva una certezza attorno a cui tutto girava, una certezza di libertà.
e un senso di sicurezza. Lei era il palo al quale l'elefante decide di farsi legare con un filo di seta. Se l'elefante dà uno strattone può scappare quando vuole, ma non lo tira. Ha scelto di essere legato a quel palo con un filo di seta. Angela. E com'è che vi siete conosciuti tu e la mamma? Non me l'hai mai raccontato. Avevo appena finito il liceo e un giorno telefonai a una bella ragazza che a Firenze andava per la maggiore. Disse, no, oggi no, oggi viene a trovarmi la mia amica tedesca. Ovviamente ci andai subito. Io aspettavo nel grande salone ed entrò questa ragazza, Folco. Era l'esatto contrario di tutto quello che Firenze era. Il contrario, era bruttina e aveva tutti i ricciolotti biondi. Era vestita male e aveva in mano una borsa della spesa. Lei non lo vuole sentir dire. Poi è cambiata tanto. A 30 anni sì, era splendida. Dopo che ha avuto voi era meravigliosa. Ma non ci fu più niente da discutere. Lei era tutto quello che io potevo sognare. E io caddi incantato. E cosa aveva di speciale? Lei era genuina, sincera. Lei era calda, era generosa e lei era così vera, umanamente intelligente. Lei era... Cos'era? Io sapevo che quella era la mia donna, non c'era alternativa. Tua madre e io facciamo l'amore la prima volta per il mio 20° compleanno. Era il regalo che lei mi faceva. Era una cosa straordinaria. Andammo in autobus. Questo non raccontarlo, questo. Promesso? Sì, sì. A Settignano, dove c'era un grande bosco. La mamma aveva un fantastico vestito. Scusa, scusa. Dai, entra, aiutami. Visto che sei piombato qui senza neanche bussare. Tappa questo qui. Sì. Dai. Queste vengono tutte da New York? Sì. Sono idraulici più che medici. A loro interessa l'aspetto tecnico delle cose. Della persona se ne fregano. Lo so. Fatto? Tieni. Allora, questo va qui. E qui. Bisogna chiudere qui. E come fai a saperlo? Mi facevo quasi tutti i giorni a Calcutta. Oh, aspetta. Queste cose le hai imparate a fare da madre Teresa? Mm-hmm. Quanti ne accompagnati a morire laggiù? Non lo so più. Tanti, comunque. Già, e ora ce n'è un altro pronto. E
Con la borsa di studio vinta, a New York mi mise a studiare il cinese e la Cina. Non mi importava di nient'altro. Io volevo andare in Cina come giornalista. Così un giorno, con un lenzuolo cucitomi a sacco dalla mamma perché potessi dormire dagli amici, feci il giro d'Europa. Andai da tutti i giornali, andai all'Express, a Le Monde, a Parigi, al Manchester Guardian, a Manchester e infine a Der Spiegel, ad Amburgo. E quando dico che mi voglio stabilire in Asia, sai, bingo, mi assumono con un contratto da collaboratore. Vai, scrivi, noi ti garantiamo 1500 marchi al mese. E poi era quello che avevi sempre voluto fare, no? E nel dicembre 1971 partì con Angela, con te e la Saskia, e nel frattempo eravate nati, per l'Asia, senza sapere cosa mi aspettava laggiù. E quanti anni avevi allora? 33. Più o meno la tua età ora. Un bel coraggio, eh? La Cina era chiusa, non ci si andava, così avevo preso una bella casa a Singapore e avevo deciso di farne la base per coprire la guerra in Vietnam. Il giorno in cui sono arrivato a Saigon, poco lontano sulla strada 13, c'era un'offensiva. Siamo saliti su un taxi e corsi al fronte. Madonna, io avevo una tale fifa quel primo giorno. Appena usciti dal taxi ci hanno sparato addosso. Ho sentito la prima pallottola fischiarmi a, che so, a 5 centimetri dall'orecchio. Io mi dovevo costringere ad andare al fronte. Avevo una paura cane, ma mi dovevo fare forza, dovevo farcela, perché dovevo vedere che cosa succedeva. Mi capitava di partire per il fronte certi giorni, ossessionato dall'idea che ci fosse già pronta nel fucile di uno che stava camminando quatto quatto in una risaia una pallottola destinata a me. Certo, trovarsi lì tra le violenze morti, no? Vedi, ma l'abitudine ci si fa in fretta. Capitava a volte di andare a contare i morti, i cadaveri lungo il ciglio della strada. Pieni di questo nuovo senso di alienazione. Gli unici Vietcong che vedevo erano quelli morti. Cadaveri gonfi, puzzolenti, riversi sui bordi dei fossati. Andavi nelle belle campagne vietnamite, semplici, con le risaie verdi, i contadini vestiti di nero con un cappellino di paglia sulla testa. Vedevi quelle loro case di paglia e legno costruite sulla terra battuta, e poi vedevi la guerra che arrivava, vedevi arrivare i carri armati, le bombe al napalm. Non c'entravano niente con loro. Mi passeresti una banana? Tieni. Ma quella guerra aveva anche il suo fascino. C'era proprio di tutto. Pesci, birra, donne. La sera si mangiava in un ristorante con le griglie davanti alla porta perché non entrassero i Vietcong che tiravano le bombe a mano. Bisognava essere matti. Ci si spogliava a tutti, ci si metteva il sarong, ci si buttava nell'acqua. Si faceva entrare una bolla d'aria sotto il sarong e si scivolava per questo grande fiume per chilometri giù con il rombo dei cannoni lontani. Poi tutti a casa, al caffè della Post, a mangiare il soufflé au chocolat. E una bella sera il Bishop mise sul tavolo una bomba a mano, dicendo che se non glielo facevano meglio, quel soufflé al cioccolato faceva saltare tutto per aria. E tu come hai reagito? Come te, sono scoppiato a ridere. E chi era questo Bishop? Un fotografo americano, andato matto. E quella notte in cui si sentiva che la città era finita, che eravamo assediati, io stavo male dalla paura, i miei colleghi erano scappati quasi tutti. I Vietcong, i comunisti, cominciavano a entrare a Saigon. Gli americani scappavano con quegli elicotteri con i fari. La gente disperata si attaccava ai pattini d'atterraggio perché voleva scappare e veniva ributtata di sotto. C'era il caos. Anche all'ambasciata americana c'era un totale caos.
Quando vidi i primi carri armati entrare nella città e la prima camionetta carica di Vietcong e di ribelli venire giù per la Rue Catina con loro che urlavano Giai Fong! Giai Fong! Liberazione! Capii che quello era un momento in cui veniva scritta la storia. E scoppiai in un pianto a dirotto. Non soltanto perché la guerra era finita, ma perché la giustizia aveva vinto, almeno una volta. Passami quella scatola gialla, per favore. Questa? Ah, eccola, Cina. Ho aspettato quasi 15 anni per poterci andare. Solo nel 1980 Der Spiegel fece l'accordo di aprire l'ufficio a Pechino. Era un paese totalmente sconosciuto, era tutto nuovo. Era un paese in cui ci si poteva spostare esclusivamente in bicicletta, sciami di ciclisti, vestiti tutti uguali. Mao era appena morto e la Cina popolare era ancora molto chiusa agli stranieri. È per questo che ci ha mandato alla scuola cinese. Eravamo cresciuti nelle scuole internazionali, poi all'improvviso ci troviamo all'istituto comunista. Se io vi mettevo alla scuola internazionale, voi della Cina non avreste saputo niente. Ah, sì, infatti abbiamo imparato subito a lanciare le bombe a mano cinesi, a fare il saluto alla bandiera. Sì. Com'era? Fu men ruai kung chan dam. Sì, era proprio comunismo quello lì. Avete imparato a marciare, avete imparato a pulire i gabinetti. Perché i gabinetti li devono pulire gli altri e non noi? Sì, io vi imposi la Cina, infatti. Sì, io sinceramente la trovavo orribile allora. Proprio un incubo, me la ricordo. Mi piangevo quando tornavo da scuola. Me la ricordo bene. Sì, tu non avevi alcun occhiale ideologico e vedevi la realtà com'era. Io purtroppo ci ho messo un po' di più a capirlo. Babbo, ti viene da vomitare? No. Mi sento un groppo allo stomaco. Come una strizzata. Continuiamo, dai, eravamo arrivati alla scuola cinese. Sì, per me era un po' triste così come sistema. Perché mi sembrava che si volesse levare la gioia un po' di vivere a tutte le persone, tutti a spiarsi, un piano di polizia. Già, la storia della nostra prima casa a Pechino. Sai, si va a stare negli appartamenti che ci vengono assegnati e si scopre che non si può entrare nell'ascensore da soli, e c'è sempre una donna scurreggiante che va su e giù con te perché deve fare rapporto sul piano a cui sei sceso, da chi sei stato, eccetera. Ti mandano un cuoco e si scopre che è una spia, che l'autista è una spia, che il cuoco spia l'autista. Porca puttana, arrivi in un paese così e ti dici: ma dove cazzo sono? Noi giornalisti si poteva viaggiare in Cina, sempre scortati, sempre accompagnati, però si viaggiava. Bene, quando con l'autobus si arrivava in un posto, c'era sempre un funzionario politico che ci portava verso la sala di ricevimenti a bere il solito tè. E io giravo dietro l'autobus e scomparivo nella cittadina. Poi mi venivano sempre a riprendere, perché dopo un quarto d'ora si accorgevano che questi italiani erano sempre la Cina. Angela, quando lo fa il bambino la Saskia?
A momenti, può nascere a momenti. Com'è che lo chiamano poi? Nicolò. Bellino. Ah, un nipote che si chiama come Machiavelli, è fantastico. Ora ci parlo io col mio corpo, devo restare a giro per un altro po'. Non vorrei mica andartene il giorno dopo la nascita del nuovo nipotino. Non sarebbe una buona idea. No, ma potrei andarmene il giorno prima e reincarnarmi nel bambino. Penso che sia troppo tardi però, eh. Quello vale solo per il momento del concepimento. Anche davvero, è molto moderno. Sì, abbiamo molti articoli di questo genere. Bellissimo, è qui che avete messo allora tutte le cose delle nostre varie case. È incredibile. Che è successo? Eh? Che stai facendo? Mi dispiace, Bobbo. Oh, il Buddha. Questo Buddha era sopravvissuto 600 anni finché non ha incontrato te. Fa niente. Come dice la mamma, non hanno ancora inventato la bara col portabagagli. Magari si può rincollare. Rincollare. Hai visto cosa ho ritrovato? Ce n'è uno dentro? No, è vuoto. Però, I grilli sono creature magnifiche. Era bellissimo. Tu pensa a un popolo che dedica il suo tempo, Mao avrebbe detto spreca, ad allevare i grilli fuori stagione, per poter sentire d'inverno quando nevica la voce della primavera. Te lo ricordi? Io giravo sempre con un grillo nella tasca interna della mia giacca. Sì, sì. Invece la passione mia erano quelli da combattimento, ti ricordi? Sì, certo. I combattimenti si tenevano in piccole arene di porcellana azzurra, grandi come un piatto. Sì, e poi bisognava stuzzicarli col pennellino. Era fatto con 3 o 4 baffi del topo di campagna, solo con quelli. Dovevano essere baffi del topo di campagna. Erano fissati in eleganti pomelli di avorio. E se tu al grillo glieli infilavi nel culo, il grillo si incazzava e andava addosso a quell'altro. Ero strano come giornalista, eh? I miei colleghi la domenica magari andavano a cena dall'ambasciatore, parlavano col segretario del partito. Io invece andavo ai mercati e scrivevo di grilli. Ma alla fine, secondo me, ho capito più io della Cina. Anche se la Cina non è più la Cina da quando Mao, il criminale, ha eliminato le radici di quella sua unica, antica cultura. Invece di fare un comunismo cinese, ha voluto distruggere tutto quello che era cinese per creare una società nuova. Non ci credevi più nel comunismo alla fine? No, no. Mi ha dato un senso di grande delusione. Il mio sogno di una società più giusta, più equa, più umana è fallito. L'uomo è individualista, egoista, vuole fare quello che gli piace. E anche se dai a tutti la stessa ferrea ciotola di riso e lo stesso vestito, c'è sempre una parte che vuole 2 ciotole di riso e 2 vestiti. Questo però il comunismo lo nega, per cui crea una contraddizione che diventa omicida. Chi crede nel sistema reprime chi lo mina. Per questo ci sono stati i campi di lavoro dei cinesi, i massacri di Pol Pot e il gulag dei sovietici. Se tu pensi
Che cos'è costata a partire dal 1921 la grande rivoluzione cinese comunista? Quanti sono stati morti in nome del comunismo? Milioni! E poi all'improvviso spunta Deng Xiaoping che dice: bisogna tutti essere ricchi. Stanno facendo della Cina una brutta imitazione di Hong Kong, in cui tutti corrono per far soldi, come dappertutto. Allora che servono tutte queste rivoluzioni, tutti questi sacrifici veri, che tanti hanno fatto con grande onestà, che servono? Se avessero vinto gli altri, la Cina avrebbe sofferto molto di meno e sarebbe comunque diventata quello che è oggi, e forse sarebbe successo prima. Ma allora dov'è la soluzione? E sinché l'uomo non cambia, e sinché l'uomo non fa questo salto di qualità, e sinché l'uomo non rinuncia alla violenza, al dominio della materia, al profitto, al proprio interesse, tutto si ripete in modo costante. E da qui il mio passo verso l'unica rivoluzione che può servire, che è la rivoluzione dentro di noi. È così che ho deciso di fare qualcosa di completamente diverso. Mi sono iscritto ad un corso di meditazione. Ed è stato lì che mi si è aperta una porticina su un mondo completamente diverso. Solo con la concentrazione. Pensavamo che eri impazzito quando hai cominciato con questo corso di meditazione. Io sono un fallito meditatore, non ci sono tanto portato. Riesco a restare seduto in silenzio una mezz'ora, a volte anche un'ora. Posso creare intorno a me un po' di quiete per lasciare che la mente si calmi, ma non sono mai diventato un esperto di meditazione. Il mio maestro diceva sempre: ho visto tante galline sedute a covare le uova, ma nessuna di loro ha mai raggiunto l'illuminazione. Non si tratta soltanto di stare seduti, bisogna entrare in un altro stato. Uno stato in cui tutto il resto svanisce. I rumori, il cinguettio degli uccelli, le passioni, le delusioni. Raggiungi quel vuoto. Soltanto se lo vuoi. E quel vuoto sei tu. Non quel folco tu, ma quell'altro. Quell'altro tu, il tu della grande totalità. E non parlo soltanto dell'umanità, ma del cosmo. E se cominci a vedere le cose in questo modo, allora anche loro cominciano a cambiare. Quando l'hai girato? Cos'era, gennaio? Ah, sì. È stato il più grande raduno del mondo quest'anno. 15 milioni di persone c'erano. Incredibile. Ma che cosa fanno là? Nulla. Ogni 12 anni tutti gli asceti dell'India scendono giù dalle montagne e si radunano sul Gange e dopo si immergono per purificarsi dei loro peccati. E quanti asceti ci possono essere? 15 milioni? No, cosa, saranno alcune centinaia di migliaia, cosa c'entra? Il resto sono spettatori. Ma il film non è ancora finito. Figurati, mamma. Se ne sarebbe ancora. Thank you.
Babbo, c'è una visita. No. Come, dalla Cina, viene. Sì, ma ho un leggero accento italiano. Siamo mai stati così poco liberi pur nella nostra apparente enorme libertà. Liberi di comprare, di scopare, di scegliere tra vari dentifrici e via dicendo. Ma in sostanza di libertà non ce n'è più. Non c'è più la libertà di essere chi sei. L'uomo ormai è succube dell'economia. Tutta la sua vita è determinata da essa. E questa, secondo me, vedrai, sarà la grande battaglia del futuro. La battaglia contro l'economia che domina tutte le nostre vite. Il ritorno a una spiritualità che puoi chiamare anche religiosità, a cui anche l'uomo moderno possa, volendo, ricorrere. Perché è una costante della storia umana questo volere sapere cosa ci sei venuto a fare a questo mondo. Ma proprio per il perverso sistema del consumismo, la nostra vita è tutta centrata su mangiare, sport, giochi, piaceri. Una gran parte di queste cose tu non le vuoi. Ma il sistema ti convince, ti adesca, ti obbliga a volerle. Là fuori c'è una trappola. Tu sei il topo. Sta attento. Allora, cosa deve fare il topo, secondo te, per non cadere in trappola? Deve rinunciare ai troppi desideri in fretta. Quello che diceva Gandhi. L'idea di Gandhi di un mondo libero dalla violenza è diventata oggi una cosa ridicola, infantile, irrealizzabile, utopica, a cui nessuno sembra voler più credere. Gli argomenti dei sapienti, dei saggi, dei politici, secondo i quali la non violenza non funziona. Perché che cosa avresti fatto davanti a uno come Hitler? Gandhi dice che uno è schiavo perché obbedisce. Appena smette di obbedire, uno non è più schiavo. Diceva che le dittature cadono quando la gente non obbedisce più. No, ma infatti altro che pensiero passivo. La non violenza significa agire. E come? Altro che... Sì. Dopo aver in fondo sostenuto l'idea delle guerre giuste, delle guerre che vanno fatte, io ho capito che nessuna guerra porta al fine che promette. La guerra porta solo altro dolore, altra miseria, distruzione, morte. Uno come Gandhi avrebbe detto: se noi continuiamo a fare come abbiamo sempre fatto, torniamo a dove eravamo prima. È così ovvio. Ora ci sono le guerre giuste, le guerre umanitarie. Che cosa significa? La guerra è guerra. E non c'è nessuna guerra che ha messo fine alle guerre. L'uomo è la creatura più distruttiva che sia mai comparsa sulla faccia della terra. L'uomo non ha fatto un passo avanti. Folco, non mi sento tanto bene. Credo che dovremmo fare una piccola pausa, una mezz'ora. Sì, dai, che ti stai stancando troppo, babbo. 10 minuti. Non resta qui. Vieni. Oi, oi.
sarebbe bello riuscire a dormire un po'. Grazie. A Nicolò. A Nicolò. A Nicolò. Ora anche lei ha un bambino. Vogliono venire fra un paio di giorni. Sarebbe bello ritrovarsi tutti, perché non fai venire anche Novi? Beh, non è così facile, babbo, via dall'altra parte del mondo. Vorrei che foste tutti qui. Va bene. Non lo sai che non prende qui? Non è che c'è altre vie, lo so. Ma chiama a casa e... Ma non lo so. Ma come... Oh, mi spieghi come può sapere ora... Ma ho capito. Cosa devo fare? Pronto? Cosa fai, babbo? Per i miei nipoti, guarda. Ora anche l'albero ha un volto, come una persona. Così i bambini impareranno che ogni cosa vive, anche l'albero. Bellino. Faccio un attimo, eh. Ehi, venite, c'è Tiziano. Dio mio. Non ha una gran bella cera, eh. Ne avrà più per poco. Vedeci. Ciao, Folco. Ciao. Buongiorno. Ciao. Buongiorno. Ciao. Non sto dormendo. Ho appena sentito una conversazione molto interessante. Sì? Sì. Finora abbiamo parlato a lungo e ampiamente della mia vita. Ma che mi dici di te? Sto bene. Fai delle cose interessanti. Sono molto colpito, sul serio. Hai studiato a Cambridge, a Los Angeles. Poi a Calcutta hai lavorato con Madre Teresa. E ora? Insomma, quali sono i tuoi progetti? Che vuoi fare di te? Ma pensavo di andare un po' in Sud America ora. Piantare un bell'orto, magari. Magari lungo un fiume. Mi piacciono molto i fiumi, sai? Con l'acqua che scorre. È interessante. Davvero. Folco, io so che questi ultimi anni non sono stati facili per te, la separazione e poi il divorzio. Ma ho l'impressione che tu ti sia voluto allontanare un po' troppo dal mondo. Cioè, tu vieni a dire questa cosa a me? Proprio tu? E sei stato 3 anni in Himalaya? Sì, io mi sono isolato, ma alla fine della mia vita. Tu invece sei giovane, devi partecipare alla vita, devi agire! Babbo, io ne faccio di cose, ne faccio anche tante. Magari sono cose che a te non piacciono, questa è l'unica differenza. Tu devi fare quello che vuoi, ma almeno una cosa concludila. Finora tu non hai mai concluso niente. Tu hai il terrore di sbagliare, per questo eviti di agire. E scommetto che anche questa volta non ti sei posto il problema di finire quello che stavi facendo prima di venire qui da me. O no? E allora? Scusami, se preferisco stare vicino a mio padre. Scusami tanto, Madonna! Tu fai la tua vita, ma non venire a dire a me quello che devo fare, va bene? Tu fai la tua vita, io la mia! Thank you.
Angela! Che succede? Aiutami a scendere da questa maledetta auto. Vieni. Ma che è successo? Ecco. Mi ha piantato un asso. Sì, abbiamo litigato. Mi dispiace. A me no. No. È diventato abbastanza forte. Non ha più bisogno di me. Bene. Io mi sono liberato di una delle mie ultime tre preoccupazioni. E quali sarebbero le altre due? La Saskia. E te. Io? Io sono abituata ai tuoi lunghi viaggi e dovunque tu possa andare, tu sai che io in qualche modo sempre ti seguirò. Pronto? Ah, sì, buongiorno. Sì, è qui. Bene, vado a chiamarlo. Un momento, prego. Sì. Tiziano? È l'editore. Sì, avete un appuntamento telefonico per il libro. Folco ci deve parlare. Folco? Sì. Folco! Folco! Perché ci devo parlare io con l'editore? Perché è il tuo libro, non il mio. Pronto? No, sono Folco. Ah, il babbo non sta molto bene in questo momento, dica a me. Ne parli con me del libro, visto che devo farlo io. No, ecco, guardi, allora, mettiamo subito le cose in chiaro. Non serve nessun lettore. No, neanche con esperienza. No, il libro lo faccio io e per cortesia non verrà cambiato nemmeno di una virgola. Va bene? Grazie, ora, se vuole scusarmi, abbiamo da lavorare. Grazie, arrivederla. Quando si ricomincia? Quando vuoi. Ora? Sì. Sai, Folco, nella mia vita ho avuto due grandi regali che mi sono arrivati nello stesso momento. La fine della mia carriera giornalistica contemporaneamente al tumore. È stato allora che ho lasciato andare il mondo. A cuor leggero ho lasciato il giornalismo, gli amici, la società e sono andato a vivere in un ashram. Sono vissuto in quell'ashram 3 mesi. Senza mai parlare del mio passato. Senza mai dire chi ero stato, cosa avevo fatto. Perché qualunque identità è limitativa. Tu non hai la possibilità di essere nient'altro. Perché quando sei in pensione, rimani il direttore delle poste, quello che sei sempre stato. Io alle poste ero il direttore. E allora? Poi lentamente via sei stanco, ti allontani per diventare Anam alla fine. Il senza nome.
Che scoperta è stata questa di non avere più un nome. Io non sono più quel Tiziano Terzani. Io non lo sono più. Allora chi sei? Io sono stato mille cose. Alcune vere, altre soltanto potenziali. Sono stato un gigione, un assassino, un adultero. Tutto sono stato, come tutti quanti. Madonna, quante parti ho fatto, quante maschere ti metti. Fino a che un giorno dici, io questa la butto via. Non senti più di avere nessuna maschera ora? No. Adesso mi sento leggero. Ho la percezione che non mi tocca più nulla. Perché non sento più questo corpo, non sono i miei ricordi. E proprio perché non sono niente di specifico, mi posso permettere di pensare che sono tutto. E poi c'è un'altra cosa che volevo chiederti, una cosa che mi sta molto a cuore. Sai, gli indiani dicono che attraverso lo spegnimento dell'io si può arrivare a quella che loro chiamano l'illuminazione. E allora volevo sapere da te se secondo te gli illuminati esistono, non esistono. Che cos'è l'illuminazione? Un'illusione. Tutto qui. Quanti ne hai incontrati tu di illuminati? Io nessuno. Anzi no. Un mezzo, forse. Sì, ma quel momento in cui senti che c'è qualcosa di immenso, di infinito, quel momento della folgorazione, quelle sono cose che capitano a tante persone, è capitato anche a me mentre intervistavo quell'ama tibetano, no? Quando senti che il mondo intorno sembra un sogno, forse questa è l'illuminazione, riuscire a vedere il mondo così com'è, a riconoscere la sua perfezione. Forse hai ragione tu. Allora è vero che l'incontro con questo vecchio ti ha fatto conoscere proprio una cosa nuova? Sì. Sì, ho vissuto da eremita in una piccola baita. Senza acqua corrente, senza telefono, senza elettricità, tagliato fuori da questo mondo. Quando il mattino del giorno di Capodanno del 2000 sono arrivato sul crinale di quella montagna, io ero pronto, ero un altro. E quando il vecchio ha detto, la verità è una terra senza sentieri. Se avessi sentito quelle parole 2 o 3 anni prima, io avrei pensato, ma vaffanculo, senza sentieri. Invece allora io ero pronto. I primi mesi sono stati magici, Folco. Magici. E su quella montagna davanti a quel mare di ghiaccio e roccia, godi di sentirti vivo, di sentire la tua carne. E io non sono un intellettuale perché sono uno fisico. Queste montagne, Folco, queste montagne. Un giorno su quel crinale mi ha colpito un maggiolino e per un momento ho avuto la sensazione che potevo essere io quel maggiolino. Non Tiziano, non un elefante, ma quel piccolo maggiolino. L'ho seguito, è arrivato in cima a un filo d'erba, poi ha aperto le sue ali vellutate. È schizzato via, verso l'infinito. E sotto c'era un precipizio di alcune centinaia di metri e quel bischerino, stupendo, lucido, con 2 puntini, è partito verso le montagne. Ed ecco, Folco, lì, credimi, io ho sentito veramente che la mia vita era parte di tutto questo. E all'improvviso questo mio cancro non mi interessava più.
Ma che torni a interessarti di giornalismo e torni ad andare a cena col signor Tizio? E quella notte sono andato a letto in uno stato di completa trance. Questo non può togliermelo nessuno. Io sto bene, Folco. Davvero, non ti mento. Voglio morire ridendo, se posso. E se tutto diventa difficile, la risata sarà più corta e ti saluto. Chi tiene assieme tutta questa roba? Chi o cosa? Chi fa cantare gli uccellini? C'è questo essere cosmico e se tu per un attimo hai la folgorazione di appartenergli, non hai più bisogno d'altro dopo. È da lì che cominciamo. E tutto mi apparve in un'altra luce. E ho avuto anch'io, te lo devo confessare, anche se dovrei mordermi la lingua in quel momento, ho avuto anch'io quella folgorazione che hai avuto tu con quel tibetano, sì, il lama. Soltanto un momento, sai, nella notte durante una meditazione, qualcosa che... andavi al di là e dinanzi a questo. Può essere soltanto una goccia, ma invece è come l'oceano. Buongiorno. Perché sei già in piedi? Si va sulla montagna. Ora mi è chiara una cosa, Folco. Che io, come padre, ero uno che faceva ombra. Sempre in prima fila, sempre allerta, sempre simpatico, sempre con le battute pronte. E tu dinanzi a tutto questo ti tiravi indietro. Alle volte dura è stata dura, però, eh? Ma non avrei mai voluto averne un altro, hai capito? Segue il suo corso. Tu che muori, ma che gliene importa? C'hai male, va bene, passerà. La natura continua, maestosamente distaccata. Niente l'altera, niente la eccita. Perché non imparare questa lezione? E trovo che sia bellissimo. Che tutto quello che ho costruito alla fine... boom! Non c'è più. Alla fine non sono più niente. Non voglio essere più niente. Vivere una vita per alla fine...
alla fine diventare nessuno. Strano, davvero un po' strano. Io sono stato tante cose, ma alla fine non sono nessuno. Se hai bisogno di qualsiasi cosa, io sono qui. Folco, ti ringrazio moltissimo per questa passeggiata. Cosa vedi, Babbo, quando guardi il mondo? È come se con queste nostre chiacchierate io avessi voluto lasciare a te una sorta di viatico. In qualche modo c'è nel fondo il desiderio, che è un desiderio umanissimo, di una relativa immortalità, di una continuazione attraverso qualcuno che fa la tua stessa strada. O rappresenta i valori in cui hai creduto. E una delle cose a cui tengo moltissimo è che tu capisca che questo cammino che ho fatto io non è unico. Io non sono un'eccezione. Ci vuole soltanto un po' di coraggio. La cosa più importante è la diversità, la possibilità di essere quello che tu vuoi. E questo è fattibile. Cosa? Fare una vita è fattibile. Una vera vita, una vita in cui sei tu, una vita in cui tu ti riconosci.
Ciao, babbo. La Saskia. Guarda un po'. Ciao. Io sono Nicolò. Ciao, Nicolò. Novi. Ciao. Sei diventato grande. Alla mia famiglia. Gli accordi sono questi. Quando è il momento, contattare la Croce Verde, che verrà discretamente a casa per fare il necessario. Come sapete, da tempo voglio essere cremato e ho chiesto che la bara sia la più semplice possibile. Verrò in quella portata nella cappellina, da dove al più presto, senza litanie, canti, discorsetti, verrò portato al forno crematorio, da dove uscirò cenere in una semplice urna che sarà consegnata alla famiglia. Con quella tornerei nella terra di Orsigna. E poi disperdete le mie ceneri nell'aria. Questo è come vorrei che fosse. Fate di tutto perché lo sia. Grazie. E fatevi una bella risata. Vi abbraccio. Tiziano, Anam. Non vuole che piangiamo. Ma questo è assurdo! Non c'è nessun motivo per piangere. Folco. Ti vuoi sedere? No, stai lì. Io mi metto qui. L'altro giorno mi hai chiesto che cosa vedo quando guardo il mondo. Che è una cosa strana.
Prima vedevo me separato da quello che vedevo. Ora non vedo più quella separazione. Mi vedo come parte di tutto. Allora è tutt'uno. E quando vedi tutt'uno, le cose cambiano immensamente. E tu... E poi guardi in terra e ti accorgi che non c'è un pezzo separato da te. Quando guardi l'erba e guardi i fiori, che non sono erba, non sono fiori, ma parte di questa, bellezza che è la vita. Tu guardi, ammiri i minerali, i vegetali, e l'intera umanità è tutt'uno. Ci sono divisioni e ti butti in questa bellezza e rimane che tu abbracci i minerali, tu abbracci l'umanità, perché non c'è differenza. Non c'è più conflitto. Eh sì, non c'è più conflitto. Nessun desiderio. C'è soltanto questo mondo unico. Tu guardi la terra, il fondo della terra, ed è bello. E la morte cos'è? È la paura di perdere tutto, di perdere tutto quello che hai. E non ti importa. E le persone? Vado a fare il tè. Angela! Angela! Sono qui. Sono qui. Forco, solleviamo.